origine e aspetto fisico dei germani ci permette di riflettere un po' sulla questione fondamentale dell'autoctonia dei germani. Il capitoletto 2 e 3, che qua non sono riportati, ma anche questo capitoletto che noi stiamo per leggere, sono quelli che in un certo senso hanno giustificato un'interpretazione, oserei dire, razzista di questo libro. Cioè, in sostanza, qualcuno, e non dico il nome, ha letto questo libro di Tacito come una dimostrazione dello spirito germanico, quindi sì, della sua autonomia e della eccezionalità di questo, della razza germanica. Quindi è chiaro che questo paragrafetto, questo capitoletto che noi stiamo appunto per leggere, è stato letto in modo ideologico dai nazisti. Era giusto per introdurre un po' l'argomento piuttosto interessante per noi. Ipse horum opinionibus accedo, qui Germania populus nulli sali saliarum nationum connubiis infectos, propriam et sinceram et tantum sui similem gentem extitisse arbitrantur. Quindi, io stesso, io per quanto mi riguarda, io stesso, insomma, concordo con l'opinione di coloro che ritengono, io stesso, cioè io per quanto mi riguarda, insomma, concordo, accedo. Qui dice mi accosto all'opinione, concordo con l'opinione, letteralmente mi accosto all'opinione di coloro che ritengono che i popoli della Germania non contaminati da matrimoni con popolazioni straniere, non contaminati da matrimoni con popolazioni straniere, siano rimasti, i popoli della Germania, siano rimasti una stirpe, con caratteristiche proprie, pura e simile solo a se stessa. Siano rimasti una stirpe con caratteristiche proprie, pura e simile soltanto a se stessa. Quindi, ipse io stesso, io, una stirpe pura, una stirpe separata, propria, mettiamo separata, pura, separata e simile soltanto a se stessa. Ritengo quindi che i germani siano popoli rimasti puri, quindi infectos, propriam, con caratteristiche che la distinguono da tutte quante le altre stirpi. Ecco, vi dicevamo questo periodo che è stato interpretato in senso ideologico dai nazisti. Ipse, infatti, è lo stesso Tacito, lui, io stesso in prima persona, per quanto mi riguarda, eccetera, accedo, quindi mi accosto, mi avvicino, concordo con l'opinione, ad più cedo, insomma. Già dentro questo verbo noi non lo percepiamo adesso, però c'è una specie di preposizione ad, quindi questo opinionibus è probabilmente un cedo opinionibus, è un dativo, diciamo, però è quasi quasi retto da questa preposizione ad. Concordo con l'opinione. Con le opinioni, letteralmente, sarebbe plurale, però insomma in italiano traduciamo al singolare, anche perché è un'opinione sola, insomma, anche se sono in molti a pensarla in questo modo. Di coloro che, di quelli che, quindi aorum è genitivo, qui regge la proposizione relativa, e mettiamo subito, dopo il qui, mettiamo arbitrantur, che è il verbo della proposizione relativa, questo verbo che si trova alla fine del periodo. I quali ritengono, infatti arbitrantur è la terza persona plurale di arbitror, arbitraris, arbitratus sum arbitrari,
verbo deponente, che regge l'infinitiva, i quali ritengono che populus germane, quindi populus, è soggetto dell'infinitiva, è appunto l'accusativo soggetto dell'infinitiva, che i popoli della Germania, e poi abbiamo un nullis alis aliarum nationum connubis, quindi abbiamo tradotto senza essere mescolato nullis alis, senza alcun matrimonio, senza alcun connubio con le altre popolazioni, non contaminate da connubi con genti straniere. Quindi nullis connubis sarebbe con nessun matrimonio, diciamo, di altre popolazioni. Quindi, sì, connubis vuol dire connubi, matrimonio, eccetera. Ecco, praticamente il nostro senza in italiano spesso viene reso in latino da nullus, nulla, nullum più un sostantivo. Quindi nullis connubis, senza alcun matrimonio, senza alcun connubio, di genti straniere, di aliarum nazione, di popolazioni straniere. Quindi aliarum nazionum è un complemento di specificazione al genitivo plurale. Questo alis è pleonastico, pertanto, come dire, si potrebbe anche... Noi non l'abbiamo tradotto, di fatto, meglio non tradurlo. Pleonastico vuol dire che è una specie di errore, di ripetizione che non, da un punto di vista logico è del tutto inutile. Alis, alis e alius, alia, aliud, al ablativo coordinato con nullis connubis. La traduzione letterale, purtroppo le traduzioni letterali, vedremo appunto in Tacito, sono spesso assurde, impossibili, sarebbe senza nessun altro matrimonio, ma questo altro non ha significato, non so se mi sono spiegato, ha significato aliarum, perché sono le altre popolazioni, giusto? Ma siccome prima non ha parlato di matrimoni, è inutile dire altro, non so se mi sono spiegato, ecco cosa vuol dire pleonastico. È pleonastico dire, per esempio, a me mi piace, giusto? È un errore praticamente, no? È un rafforzativo, chiamiamolo così. Benissimo. Poi abbiamo infectus, riferito al soggetto dell'infinitiva, c'è infectus, che è un participio congiunto, quindi non contaminati, non contaminati, però nullis connubis potrebbe essere anche un complemento di causa efficiente retto da infectus, sì. Popoli non contaminati da nessun altro connubio. Potrebbe essere un ablativo di causa efficiente retto da infectus. Comunque è un ablativo, l'avevamo detto anche prima. Quindi infectus, participio congiunto, da inficio inficis, infeci infectum inficere, riferito a populus. Non contaminati da nessun altro connubio matrimonio di altre popolazioni. Quindi sarebbe con altre popolazioni, l'abbiamo tradotto così, ma sarebbe di per sé un genitivo di specificazione, propria, sincera, mettanto sui simile gente, extitisse, i popoli della Germania siano rimasti, quindi extitisse è il verbo dell'infinitiva, è l'infinito da existo, existis, extiti, existum, existere, cioè siano rimasti, ecco, extitisse infatti è un infinito perfetto attivo, siano rimasti una popolazione, quindi una sorta di predicativo del soggetto, gentem è predicativo del soggetto, i popoli siano rimasti una popolazione, ok? Gentem propriam et sinceram entantum sui simile, una popolazione, propriam, quindi propriam l'abbiamo detto, vuol dire una stirpe con caratteristiche proprie, una stirpe quindi distinta dalle altre. Quindi propriam è aggettivo di gente. Et sinceram è pura, sinceram qui abbiamo tradotto con pura, et tantum sui simile, è simile soltanto a se stessa, similis e dissimilis, insomma in questo caso reggono proprio il genitivo.
quindi similes sui, infatti sui è genitivo su, di sui sibi se se. Tantum è un avverbio, vuol dire soltanto a se stessa. È la proposizione, insomma, in cui si afferma che la stirpe germanica è una stirpe, una razza pura, autoctona. Tacito ammira questo, quindi questo nullis connubis infectus, propria, sincera, eccetera, sottolinea un'ammirazione di Tacito nei confronti della stirpe germanica. Attenzione, avviene un procedimento molto particolare nella Germania di Tacito, lo vedremo anche le prossime volte. C'è sempre il paragone implicito, sottinteso. In tutti i capitoli della Germania di Tacito c'è il paragone implicito, sottinteso, ma che i lettori di allora, del 98 d.C., capivano benissimo, con Roma. Cioè, mentre a Roma, sottinteso, continuavano ad esserci come dire, mischiamenti, cioè si mescolavano le razze e le stirpi con vari matrimoni misti di ogni genere, lì invece la stirpe è rimasta pura. Quindi Tacito ammira questa cosa e la sottolinea proprio in contrapposizione a quello che stava avvenendo invece a Roma, dove c'erano continui, c'era una situazione molto più fluida anche dal punto di vista del rapporto fra le razze e le stirpe. Unde habitus quoque corporum, tanquam intanto hominum numero, idem omnibus. Da qui anche l'aspetto fisico, habitus dei corpi, l'aspetto dei corpi, tanquam intanto hominum numero, idem omnibus. Per quanto è possibile in un così grande numero di uomini, è lo stesso per tutti. Da qui, perciò, anche l'aspetto dei corpi, per quanto è possibile in un così gran numero di uomini, è uguale, è lo stesso per tutti. Da qui, unde, perciò, eccetera, diciamo, congiunzione, habitus è il soggetto, habitus della quarta, l'aspetto esteriore, eccetera, l'aspetto fisico, quoque, anche. Anche l'aspetto, quindi quoque vuol dire anche, riferito ad habitus, dei corpi, quindi corporum è complemento di specificazione. Tanquam introduce una specie di limitativa, ecco, proposizione limitativa, per quanto è possibile. Proposizione limitativa, no, non è proposizione limitativa, è complemento di limitazione. Scusatemi, complemento di limitazione. Per quanto è possibile, in tanto numero hominum, in così grande numero di uomini, quindi in più ablativo, tanto numero hominum è complemento di specificazione, idem omnibus, è lo stesso, è uguale per tutti, è identico per tutti. Quindi habitus è soggetto, è sottinteso il verbo essere est, idem, idem, quindi al nominativo, ovviamente nome del predicato, parte nominale del predicato nominale, omnibus a tutti, per tutti. Quindi è un dativo. Truces et cerulei oculi, rutile come, magna corpore et tantum ad impetum valida. E adesso vedete quante ellissi ci sono, moltissime ellissi. Quindi, come vedete, c'è già qualcosa, no, di quello che poi ci sarà insomma, nelle opere storiografiche. Quindi, per esempio, truces et cerulei oculi. Quindi, occhi truci azzurri, occhi truci e azzurri, quindi occhi torvi e azzurri. Rutile come, quindi vuol dire capelli di un biondo che tende al rosso, non so, capelli biondi, diciamo, ecco, anche se rutile in latino vorrebbe dire rosso. Poi, magna corpora e tanto impetum, corpi grandi, massicci e molto adatti soltanto, scusate, adatti soltanto all'assalto, e adatti soltanto alla guerra, all'attacco. Quindi comincia questa serie, vi dicevo, di annotazioni, spiega un po' meglio in che cosa consiste questo habitus corporum. Gli occhi sono truxtrucis, truci, torvi,
Attenzione, questa è una annotazione psicologica, invece cerulei è una annotazione fisica, cioè insomma, il fatto che abbiano gli occhi azzurri, no? Quindi sono diversi da noi, no? Adesso ve lo spiego. Noi latini, no, abbiamo gli occhi neri, castani, eccetera, invece loro hanno gli occhi azzurri addirittura. Rutile come? Rutile, abbiamo detto, rosseggiante, l'abbiamo tradotto però con biondi, cioè capelli come? Chiome, biondi tendenti al rosso, corpi grandi, massicci, magna, et valida, validi, abili, adatti soltanto all'assalto, all'attacco, all'impeto. Bene, quindi ad impetum è un complemento di moto a luogo figurato, adatti per l'assalto, per l'impeto. Laboris atque operum non ne adem patientia, minimeque sitim estunque tolerare. Frigor atque inedia coelum solove assueverunt. Quindi, labores ad operum non ne adem patientia. Quindi, la capacità di sopportazione non è la capacità di sopportazione della fatica e del lavoro non è uguale, non è la stessa, non è identica. La capacità di sopportazione della fatica e del lavoro non è identica, non è uguale. Minimeque sitime stunque tolerare, quindi abbiamo un infinito storico, quindi tolerare, no, anzi, scusate, è assuaverunt che regge tolerare. Sono abituati, quindi però meglio mettere la negazione, quindi non sono abituati per niente a sopportare, a tollerare la sete e il caldo. Frigor atque inedia coelum solove. Mentre invece sono abituati a tollerare, a sopportare il freddo e la fame, a causa del clima e del territorio e del suolo. Sono abituati a sopportare il freddo e la fame a causa del clima e del territorio. Quindi, dicevamo, la loro capacità di sopportazione, pazienza infatti è soggetto, non è la stessa, non è la medesima, quindi è adem è il nome del predicato, parte nominale del predicato nominale, verbo essere sottinteso, capacità di sopportazione della fatica e del lavoro. Ecco, qui per esempio rende questi due genitivi come un endiadi, come un unico concetto, quindi potete anche tradurre in questo modo. Di fatto, laboris atque operum sono una specie di ripetizione dello stesso concetto. Sono due genitivi, uno è genitivo singolare, labor laboris, mentre operum è genitivo plurale, opus operis. E poi c'è adsueverunt, non sono abituati per niente, non sono abituati affatto, infatti minime è una negazione, minime. Adsueverunt infatti è il perfetto indicativo di adsuesco, adsuescis, adsuevi, adsuetum, adsuescere. Non sono abituati affatto per niente, minime è un avverbio, a sopportare, a tollerare, quindi questo tollerare è retto da adsueverunt, una specie di verbo servile che regge l'infinito. Tolero, tolera, stoleravi, toleratum, tolerare, sitim ed estum sono i due complementi oggetto, la sete e il caldo, mentre invece sono abituati a sopportare il freddo, frigora sarebbe plurale, però meglio tradurlo a singolare in italiano, e l'inedia, proprio letteralmente la mancanza di cibo, in più edo, ricordate che edo vuol dire appunto il cibo. Coelo solove, a causa del clima, a causa del suolo, del territorio. È questo proprio uno dei brani in cui si mostra il determinismo ambientale di Tacito, cioè è il territorio, è il suolo, è il luogo, è il clima, insomma, che determina il fatto che loro siano capaci di sopportare il freddo e la fame, ma non sono affatto capaci invece di sopportare la fatica. Ecco il discorso che facevamo prima, cioè loro non sono, diciamo, predisposti alla fatica, al lavoro, eccetera. Sono invece naturalmente, anche dal territorio, portati al combattimento e spinti da coraggio e ardore in battaglia.
Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.